Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Il G20 domina la crisi siriana. Berlusconi non si può stare a letto con il nemico. Delitto di Brescia, una chiave giratubi incastra Grigoletto. Agenda del G20 stravolta dalla crisi siriana che finirà per dominare le discussioni dei leader delle 20 maggiori economie del mondo. Allo stesso tavolo oggi e domani a San Pietroburgo, gli Stati Uniti intenzionati ad intervenire militarmente, Cina e Russia contraria ad un'azione unilaterale, colloquio telefonico intanto tra Papa Bergoglio e Assad. Non si può stare a letto con il nemico, Silvio Berlusconi è pronto allo strappo, convinto che il PD voterà la sua decadenza da senatore. Il Cavaliere avrebbe già preparato un videomessaggio per spiegare i motivi della crisi. Il PDL pagherà delle conseguenze se farà cadere Letta, dice intanto Franceschini. Si complica la posizione di Claudio Grigoletto, accusato della morte di Marilia Rodriguez, la brasiliana 29enne trovata senza vita lo scorso giovedì a Gambara. A mettere nei guai Grigoletto, oltre alla conferma della paternità del figlio che la vittima vive in grembo, anche uno scontrino e una chiave giratubi con cui avrebbe colpito l'amante. Frena a luglio il crollo dei consumi nel nostro paese, ma la fase di ripresa è ancora lenta, è quanto rileva la Confcommercio. L'assenza di variazioni congiunturali negative per 3 mesi consecutivi è comunque un fenomeno che non si rilevava dall'estate del 2011. Attore e cantante Di Marti, star di Hollywood, lancia su Twitter Red Light, un suo brano il cui video sarà presentato il 9 di settembre. Marti, 52 anni, suona la chitarra e canta. Canta a lui il rapper Snoop Lion. Il brano fa parte dell'album 9 che uscirà a breve. La bielorussa Victoria Azarenka, numero 2 del ranking, sarà l'avversaria dell'azzurra Flavia Pennetta nella semifinale degli US Open di tennis. La 31enne brindisina, numero 83 del mondo, che nei quarti ha eliminato l'altra azzurra, Roberta Vinci, in questo torneo non ha perso nemmeno un set. Cesare Prandelli sembra deciso, venerdì contro la Bulgaria, gara di qualificazioni ai mondiali, la sua Italia si affiderà in avanti al solo Gilardino. Il giocatore sarà sostenuto da Candreva e Giaccherini, quest'ultimo al momento favorito su Insigne, confermato anche il rilancio di Thiago Motta.